Abbiamo insieme a noi anche oggi il nostro Biagio Mannino. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno a te. Eccoci qua pronti anche oggi a commentare ovviamente e a lanciare anche nuovi appuntamenti interessanti. Prima però insomma vediamo un po' la situazione, come sta andando, cosa sta succedendo in questo momento. Mi sembra che siamo in un momento di attesa, fra virgolette, perché comunque le operazioni militari in Ucraina continuano, però per quanto riguarda la diplomazia qualcosa si muove, non si sa ancora se in positivo o meno. Tu che ne dici? Sì, hai detto bene, la parola corretta è di attesa, nel senso che la linea che è incominciata avrà un termine, perché la determinazione di Vladimir Putin e soprattutto le forze di cui la Russia dispone non fanno pensare sicuramente a una conclusione favorevole all'Ucraina. È questione, come si dice, di tempo, tant'è vero che l'incontro che c'è stato ieri, il secondo incontro, anche in questa occasione c'è stato, come dire, un'attesa, doveva essere tenuto ancora nella giornata di mercoledì, poi si è protratto e si è arrivati a ieri, un incontro della durata anche relativamente breve, un paio d'ore, che di fatto rappresenta quello che è l'anticipazione di quello che ormai sarà il terzo incontro, in cui probabilmente invece cominceremo ad avere delle indicazioni più chiare sull'andamento di questa esperienza molto molto difficile per l'Ucraina, molto difficile per l'Europa e possiamo dire anche per il mondo intero. E la direzione ormai presa è quella, nel senso che l'Ucraina non sarà in grado nei confronti della Russia di poter imporre la propria linea, quanto piuttosto tutto dipenderà da quello che la Russia vorrà poi in definitiva ottenere. E l'avanzata russa sta procedendo e il controllo soprattutto della costa ucraina sta diventando sempre più importante. Il prossimo obiettivo è la conquista del porto fondamentale, strategico di Odessa, e se Odessa dovesse in breve tempo cadere nelle mani russe, per l'Ucraina significherebbe la totale esclusione dal contesto del contatto col Mar Nero. Ebbene, tutto questo mostra che, come detto, la direzione è quella, la direzione unica. A questo punto la questione si lega anche alla stessa volontà di Zelensky, fino a dove vuole arrivare, perché, come dicevi tu, anche la diplomazia si sta muovendo, ma la consapevolezza del risultato è quella. E la comunicazione in questo momento sta mostrando dei toni molto accesi sotto certi punti di vista. Zelensky è arrivato a dire che se l'Ucraina dovesse cadere, poi i prossimi obiettivi di Putin saranno la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, la Polonia, fino ad arrivare a Berlino. Beh, insomma, questi sono magari Trieste, magari Trieste, no? Cioè, magari Trieste, sì, chiaro, magari Trieste, sì, sicuramente riportano, ecco, dici bene, nel senso che riportano alla memoria tutte quelle vicende legate alla Seconda Guerra Mondiale, dove per i tedeschi ovviamente la presenza dei russi rappresenta quel ricordo di quegli anni nel 45, ma contemporaneamente per i russi anche la presenza dei tedeschi, tant'è vero che nell'ambito della contrapposizione della comunicazione politica in Russia accade la stessa identica cosa. Vladimir Putin batte molto sul fatto che la missione viene compiuta per ripulire, tra virgolette, dai nazisti il contesto dell'Ucraina, anche qui riportando alla memoria i tedeschi quando invasero la Russia. Quindi stanno venendo fuori tutte quelle realtà che fanno rivivere alle persone quegli elementi simbolici che appartengono a un passato non troppo lontano, ma che sicuramente continuano a fare sempre molta paura e tendono a unire i popoli. Tant'è vero che in Germania stanno accadendo anche cose molto spiacevoli, cittadini tedeschi di origine russa sono fatti oggetto di intolleranza. Insomma, una questione che
che sta portando, che sta facendo emergere altre situazioni che non ci volevano assolutamente. Ecco, io non riesco a capacitarmi, o meglio, forse una spiegazione di come improvvisamente si è incominciati a dividere le persone, no? Prima con la pandemia, l'accanimento contro i Novax, adesso si guarda solamente in maniera unilaterale a questa guerra, e quindi una sorta di russofobia che sta in, così soprattutto in Occidente. Credi che fa parte tutto di una strategia più in generale, tutta questa situazione, questo voler ritornare alle contrapposizioni in modo particolare? Questa è una domanda complessa. Ritornare alle contrapposizioni, il discorso è che le vicende che possono generare contrapposizioni sono sempre lì, sono coperte. È un po' come un vulcano che magari è tranquillo e improvvisamente poi esplode. E in particolare l'Europa vive queste situazioni, se consideri che le vicende europee storiche sono sempre state di forti battaglie, guerre, le guerre peggiori, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutto si è venuto a formare in Europa e in particolare in alcune zone dell'Europa, e questo inevitabilmente ha rappresentato da un lato una sofferenza dei popoli, dall'altro la strumentalizzazione della sofferenza dei popoli, perché sempre pronto in occasioni ulteriori, quando si doveva andare verso un'effettiva pacificazione, c'è qualcuno che riporta alla memoria le situazioni vissute nel passato, generando altre situazioni di contrapposizione, e questo purtroppo è presente nell'Europa perché c'è stato troppo. E se vogliamo, il post seconda guerra mondiale, da un lato la guerra fredda, dall'altra parte gli anni successivi al crollo del muro di Berlino, in un modo o nell'altro hanno rappresentato una sorta di tranquillità nel contesto europeo. Certo, c'è stata l'esperienza della Jugoslavia, in questo momento c'è l'esperienza dell'Ucraina, e a dimostrazione di come poi improvvisamente in un attimo tutto possa essere cancellato. Da quando noi stiamo vivendo questa esperienza della pandemia è emersa poi un'altra situazione, quella che porta addirittura, quella che noi stiamo parlando in questo momento di guerre simmetriche, ma poi di fatto vediamo come anche nelle realtà, nella nostra quotidianità può emergere la guerra, perché portare all'intolleranza, alla discriminazione, il contesto che mai avremmo potuto immaginare, un contesto sociale in nome di vaccinazioni o non vaccinazioni, con tutto quello che ovviamente abbiamo detto e riportato, mette in evidenza come anche il rapporto con il nostro vicino è sempre potenzialmente a rischio. Ora, questo però non nasce spontaneo, nel senso che la capacità di chi genera le cose, perché le guerre ovviamente sono generate da una volontà politica, non certamente dalla quotidianità del cittadino che tenta di vivere la sua vita nel modo più sereno possibile, ebbene la capacità di chi genera la politica è anche quella di conoscere poi in definitiva qual è la natura, e anche la natura aggressiva che in noi è sempre presente. Vabbè, e di questo poi parleremo ancora. Senti, rubiamoci qualche minuto per ricordare un nuovo filone che stiamo aprendo dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando di Punto d'Incontro. È una tua idea, una tua bellissima idea, che oggi vede ovviamente l'inizio, speriamo, di un lungo ciclo, e che potremo ritrovare nel tuo blog, ma anche su RDETV, eccetera. Punto d'Incontro, vogliamo ricordare di cosa si tratta, Biagio? Certamente, Punto d'Incontro è appunto un incontro dedicato alla valutazione su determinati aspetti che caratterizzano il nostro vivere, il nostro contesto.
Oggi, se non sbaglio, andrà in onda su Radio Diffusione Europea, sarà riportato anche sul sito Il Vento di Nord-Est e sull'importante network di Massimo Bonella Pianeta Oggi TV. Siamo giornalisti a confronto e ci confrontiamo in questa prima occasione proprio sul discorso legato all'informazione, alla comunicazione, ponendoci un dubbio, perché il dubbio nasce dal fatto che la pandemia nel contesto mass mediatico è sparita nel giro di pochi giorni per dar spazio alle vicende dell'Ucraina, portandoci addirittura a dimenticare tutto quello che la pandemia ha rappresentato sia negli aspetti legati alla salute, perché tanta attenzione avevano precedentemente e adesso non ne hanno assolutamente nessuna, e così come anche le conseguenze derivanti proprio da tutti quei decreti, perché non possiamo dimenticare che 1,5 milioni di over 50 oggi sono a casa senza retribuzione. E questo non può finire dimenticato. Certo. Allora, di fronte a questi aspetti, anche perché discutiamo molto, no, sulle vicende in questo momento in Ucraina, su cosa sia il valore della democrazia, ma è un po' paradossale parlare di democrazia, di difendere con le armi i principi della democrazia, dimenticandoci come nel nostro contesto italiano siano molti cittadini a vivere delle vere e proprie discriminazioni, perché quella limitazione della democrazia incontra quantomeno dei dubbi sulla costituzionalità di determinate scelte. Lasciare le persone, lo ripeto, a casa, gli over 50, senza stipendio, non curandosi di quello che dice l'articolo 1 e non solo della Costituzione italiana, la dignità del lavoratore privato di una retribuzione, soprattutto la dignità di una famiglia, perché gli over 50 hanno a carico anche le famiglie, figli, eccetera. Ebbene, tutto questo priva non solo il lavoratore della sua dignità, ma priva un'intera famiglia della dignità. Allora, ripeto, tutto questo ci ha portato a chiedere se di fatto l'esperienza mass mediatica sia un'esperienza libera. Il mondo dell'informazione esiste oggi? Questa è la domanda. Esiste oggi una comunicazione libera? Ebbene, ci siamo confrontati, ovviamente, cito ovviamente Graziano D'Andrea, Massimo Bonella, Sabrina Ciccotti e il sottoscritto su questo tema, e il risultato ovviamente non dà risposte certe, ma dà sicuramente tanti tanti spunti su cui riflettere, perché poi è quello che noi vogliamo. Noi non siamo operatori dell'informazione che impongono la loro guida, ma noi siamo operatori dell'informazione che cercano di far sì che le persone riescano a crearsi una propria idea. Ecco, e di questi tempi un valore aggiunto, oserei dire, visto come stanno andando le cose. Quindi punto d'incontro, nuovo appuntamento, e poi comunque ritornerai anche la prossima settimana a fare un po' di più chiarezza anche con Checkpoint, immagino. Quindi, assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì, ovviamente guarderemo agli eventi in corso, tenteremo di dare degli aggiornamenti, ma soprattutto le prospettive, perché poi in definitiva questa vicenda ci pone il dubbio su che cosa poi di fatto lascerà. Bene, Biagio, tu lo sai che avremo un momento un po' più tranquillo e rilassato in Open Space questa sera. Quindi ti invito già da ora magari a collegarti con noi, perché insomma è un momento proprio dove vogliamo anche rilassarci, raccontarci qualcosa di diverso che non siano, ahimè, queste cronache dovute però d'altra parte dall'attualità. Quindi non perdetelo, e poi domani mattina la replica. Grazie, Biagio. Ciao, ciao Graziano. Ciao, 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 ciao. Ciao.